Siamo con Massimo Stona per il suo primo disco, Storia di un equilibrista. Massimo, il primo disco è un po' come un figlio? Direi di sì, in questo caso più che mai. L'ho naturalmente pensato, potrei dire partorito, ma l'ho pensato negli ultimi due anni e mezzo. E ne ho curato quindi ogni singola parte, dalla prima parola, dalla prima nota scritta fino alla copertina, al colore, al font del titolo, eccetera, l'idea della grafica. Quindi sì, assolutamente, è nato. Poi comunque, scusa, l'ho proseguito in momenti diversi, quindi ho avuto anche fasi di lavoro alterne e momenti di ispirazione differenti, lavorando però con Guido Guglielminetti, che ha prodotto l'album. Abbiamo trovato poi una strada, un'idea comune da percorrere, quindi grazie al suo lavoro, al suo aiuto di produzione, abbiamo penso preso la strada giusta e stanno arrivando i risultati, perché comunque le recensioni, insomma le critiche sono praticamente quasi sempre, anzi sempre più che positive, quindi sono molto contento di questa cosa. E sì, per chiudere, lo vedo in effetti come un figlio. Si parla fondamentalmente molto di me, ma mi guardo intorno e storia di un equilibrista perché mi sento io in prima persona un po' in equilibrio, un po' come tutti noi sulla vita di tutti i giorni. Uno di noi credo, no, che deve fare i conti con il proprio percorso e cercare di mantenere tutto sotto controllo mentre capita anche la vita di mezzo, e quindi l'idea di base era un po' quella. L'idea di equilibrio torna ancora poi per il fatto che è un album con molti generi, con un po' di generi differenti. Si passa dalla bossa al pop, al cantautorato più classico, qualcosa di più rock, quindi anche questa idea di stare, di rimanere in equilibrio su generi differenti, ecco, questa è stata un po' l'idea che alla fine ci ha portato a dare questo titolo, Storia di un equilibrista. Massimo, come nasce una canzone e quanto conta l'essere nato in provincia nella tua musica? Come nasce una canzone, se lo sapessi sarebbe, cioè se trovassi il, come si può dire, la formula, sarebbe fantastico, in modo da applicarla sempre. Non lo so, nel mio caso specifico a volte mi concentro banalmente su un titolo e dopodiché vedo questa cosa dove mi porta. Dopodiché mi dedico al testo senza avere nessun riferimento metrico o musicale, e solo quando ho un testo che mi soddisfa, allora comincio a pensare eventualmente a che tipo di accordi o di struttura darci, eccetera. E il fatto della provincia, ma una volta forse ti posso dire che avrebbe avuto sicuramente una certa influenza. Oggi come oggi, con tutti i sistemi e mezzi di comunicazione che abbiamo, non direi che quell'aspetto lì è stato completamente, a mio parere, è definitivamente abbattuto, voglio dire. E credo che oggi come oggi il fatto che non abito, per esempio, che ne so, a Milano, non vuol dire assolutamente nulla, nel senso, se una volta era preferibile una situazione simile, in modo da poter stare a fare la coda davanti alla porta della Universal col tuo demo, per dire, oggi non, con tutti i sistemi che abbiamo di Facebook, mail, YouTube, Spotify, qualunque roba, che soprattutto anche perché ognuno di noi oggi, anche senza avere una etichetta, può tranquillamente mettere la musica online, quindi quel tipo di barriere sono state completamente abbattute, ed è anche il motivo per cui la musica, anzi la discografia in Italia, poi ha avuto un generoso tracollo, dal quale adesso si sta secondo me un pochino riprendendo, nel senso, finalmente all'alba di 2019 forse hanno trovato una quadra per convivere con il mondo digitale, quindi boh, potrebbe essere già un bel passo quello lì. E quindi no, ti dico, anzi, il fatto di rimanere poi in provincia lo preferisco, anche perché sei tranquillo, nessuno ti stressa, quando hai bisogno prendi e vai dove devi andare, quindi lo preferisco assolutamente.
Massimo, quali saranno le tue prossime mosse per il disco in generale? Allora, adesso, anzi ti dirò, io ho già iniziato durante questa l'estate a fare un tour acustico nei pub, nei club, per cominciare a portare in giro le canzoni di questo disco. Questo tour acustico si è poi concluso a Folchesta Pordenone, che è una delle manifestazioni più grosse e storiche in Italia, e all'Imperia Unplugged Festival, dove ho aperto il concerto di Laura e di Nathalie. Dopodiché mi sono preso una pausa e ho iniziato a lavorare dal punto di vista live con la band al completo. Adesso cominceremo a portare queste canzoni in giro dal vivo, abbiamo già fatto qualcosa qui in Alessandria e prossimamente ti posso dire che la data più adesso che mi viene in mente più importante è sicuramente il 25 di gennaio, saremo all'Isola Ritrovata in Alessandria, che è questa costola del Tenco, dove presenteremo l'album. Ci sarà ospite anche Guido Guglielminetti, che è il produttore del disco, il quale presenterà il suo libro, la sua biografia, Essere Basso, in cui ci racconta un po' da quando ha iniziato con Battisti, Mina e tutto il suo percorso fino a De Gregori. Sarà intervistato da Enrico De Regibus e da Francesco Paracchini, che sono due fra i più grandi giornalisti e responsabili di network e testate musicali in Italia. E dopodiché, nel mio piccolo, mi inserisco anch'io e presento l'album. Poi ci saranno sicuramente molte attività live, magari anche sempre in acustico, tanti contest o chiamiamoli premi. Sono il 12 gennaio sarò a Loano a Bologna per la finale del premio Donida, dove chi vince ha l'occasione di avere un contratto con la Universal. Poi sto facendo le selezioni per il premio Alberto Cesa, insomma, musicultura, tante cose nell'anno cose legate al premio d'autore, naturalmente, che è quello che mi interessa, focalizzare un po' l'importanza del lavoro d'autore in questo album. Quindi tutto quello che può interessare lo trovate comunque sul mio sito ufficiale, che è massimostona.com, e poi naturalmente sui social, da Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Ok, grazie.